Da qualche giorno anche a Città di Castello è possibile aderire alla campagna di donazione degli organi con una firma sulla carta d'identità. Il progetto si chiama Una scelta in comune e vede l'Umbria come regione pilota di questa espressione di volontà al momento della richiesta o del rinnovo del documento personale. È un passo avanti in civiltà, secondo l'assessore ai servizi sociali Luciana Bassini. Io ritengo che sia una scelta di grande civiltà, assolutamente di un buon impatto e anche importante impatto sociale, permettere al cittadino di scegliere. Quindi questa cosa io credo che dovremmo continuare comunque ad informare, perché assolutamente ci può dare la possibilità di aumentare le donazioni anche nella nostra regione. Oggi abbiamo un motivo in più per aderire e partecipare a questa forma di solidarietà universale resa possibile dai progressi della scienza e da un comune sempre più vicino al cittadino, aggiunto passando la parola a Daniela Salacchi, responsabile del servizio demografico. Cittadino maggiorenne, nel momento in cui si presenta agli sportelli anagrafici per rilasciare, per rinnovare la carta d'identità o per in fase di primo rilascio, ha la facoltà di dichiarare il proprio assenso, il proprio diniego alla donazione organi in caso di morte cerebrale. Non è un obbligo, ripeto, è una facoltà. Naturalmente l'auspicio è che il cittadino autonomamente si informi di tutte quelle che sono le peculiarità anche del procedimento stesso di donazione organi, e nel momento in cui si presenta allo sportello è auspicabile che sia già ben informato. Gli operatori sono naturalmente adeguatamente formati per fornire un primo supporto anche tecnico, diciamo, proprio sulla donazione organi. Sarebbe importante affiancare al progetto una campagna di informazione fin dalle prime classi elementari per far crescere la cultura della donazione e superare così resistenze o paure. Sono state queste le dichiarazioni di Gioia Calagretti, medico della direzione sanitaria della ASL numero 1. Si procede solamente quando avviene la certezza assoluta che non ci sia attività cerebrale da parte del soggetto che deve subire ovviamente l'espianto e garantire così la possibilità di sopravvivenza ad altri soggetti con i propri organi o tessuti. Diciamo che per questo che si parla di attività di counseling, di informazioni, di comunicazioni, perché il cittadino deve avere la consapevolezza che quello che viene fatto non è un torto un torto subito, ma anzi è un arricchimento per tutti. Ha una commissione che attesta che c'è per l'appunto che non c'è attività cerebrale. Questo viene fatto alla presenza di medici, ovviamente, che certificano tramite una serie di riscontri che effettuano, sia di natura tecnologica, quindi tramite anche dei dispositivi, sia proprio attraverso delle manovre che vengono effettuate e ripetutamente, che danno la certezza che non ci sia assolutamente attività cerebrale nel soggetto.